Un sintomo semplice e diffuso quanto fastidioso, ma al tempo stesso un problema complesso da inquadrare, perché le cause del prurito possono essere tante e nascondere patologie di diversa gravità. Il prurito può sorgere dall'acuto e viene condotto attraverso vie nervose specifiche al cervello, oppure può nascere anche lungo le vie nervose e addirittura nel sistema nervoso centrale nel cervello. Le cause del prurito sono molteplici. Possono essere delle cause dermatologiche, cioè prurito secondario a malattie infiammatorie della cute che stimolano le terminazioni nervose del prurito, ma può essere anche secondario a malattie sistemiche. E anche può essere un prurito che noi chiamiamo cosiddetto sine materia, che è causato da fattori emotivi psicosomatici. Dunque la visita dermatologica permette di orientarsi tra le mille possibili cause, dalla dermatite all'eczema, dalla psoriasi ai linfomi cutanei, fino alle cosiddette malattie sistemiche, insufficienza renale, cirrosi epatica ad esempio, senza tralasciare l'evidente legame tra prurito e forme di stress psicologico. Dipende da me perché giustamente ho avuto tanti problemi in famiglia e quindi non è così facile da risolvere, insomma. Evitare l'uso di bagni schiuma, usare degli oli detergenti, idratare la pelle con prodotti emollienti e poi bisogna individuare, diciamo, il trattamento più specifico. Nel caso delle malattie dermatologiche si possono usare per esempio la dermatite atopica, è molto efficace la ciclosporina, sono molto efficaci gli antistaminici perché sono farmaci di prima scelta. Ma in alcuni casi, in genere nei pazienti non più giovanissimi, anche questi rimedi possono essere poco efficaci. Con il termine di prurigo e prurigo nodulare cronico, noi identifichiamo quei pazienti che hanno questo prurito cronico ostinato e non hanno manifestazioni dermatologiche specifiche o malattie sistemiche. In questi casi bisogna identificare bene anche la vita sociale del paziente, la sua vita affettiva, i suoi rapporti personali, perché spesso sono legati ad un isolamento affettivo, a una perdita del ruolo sociale.